E insomma, l'avevo detto anche sabato a Cosenza che comunque fosse andata questa era una salvezza che questa squadra poteva assolutamente centrare. Quindi nasce il rammarico per quello che, soprattutto dopo il Covid, non siamo riusciti a fare. E quindi aumentano ancora di più i nostri pensieri negativi, però la situazione è questa e continuiamo a lottare. La Buon sintesi che pomeriggio, mister. Una lui. squadra che si è calata nella battaglia, come quasi mai abbiamo visto in questa stagione. È successo qualcosa, il fatto di non avere nulla da perdere, o le provocazioni, i falli a inizio partita dei giocatori della Reggiana, in particolare Rozio su Odgaard, sembrava un po' puntato Odgaard dai difensori della Reggiana. Perché Pescara è stato così pugnace questa volta? Ah, analizzando insomma il mio percorso, è normale che questa è una squadra che, ripeto, doveva assolutamente alzare la tensione nervosa, quindi ci eravamo detto e promesso che dovevamo fare una partita dove dovevamo alzare assolutamente la tensione nervosa e dovevamo giocare al limite, anzi di più. E quindi la partenza nostra era assolutamente questa che volevamo fare, abbiamo fatto. E la squadra è stata brava a calarsi nella lotta, assolutamente nella lotta. E sapevamo che loro sarebbero venuti con il coltello tra i denti, qualcuno nelle scarpe, qualcuno nello slip, qualcuno nel pantaloncino, qualcuno nella maglietta. E quindi dovevamo andare oltre e alzare lo spirito, alzare la tensione nervosa. Senta, E mister, quindi, buonasera. Luigi buonasera. Di Marzio, il centro, non mi vede, però mi sente. Io le volevo fare una domanda, vabbè, a prescindere insomma, da quello che è il presente, credo che insomma, alla fine purtroppo il destino sia anche abbastanza scritto. Io le volevo guardare un po' più avanti, vorrei guardare oltre. Le chiedo, ma lei il prossimo anno resterebbe su questa panchina, se ha iniziato già a parlare di un eventuale futuro? Grazie. No, sinceramente non ho parlato con nessuno, ma in questo momento non mi interessa neanche parlare, mi interessa finire il campionato cercando di fare il massimo, cercando di veramente fare il miracolo, ma purtroppo non dipende da noi perché abbiamo sprecato diverse chance e quindi il mio rammarico è troppo grande per pensare ad altro. Rimango fortemente concentrato su queste ultime due partite. Sapendo che magari, no, magari che potevo fare di più, soprattutto nel post-Covid, alzare questa tensione nervosa che si è vista oggi, e questo certamente è un pensiero che mi tormenta. Si vede che, insomma, che non sono stato, come ho detto in precedenza, attaccato mentalmente ai giocatori per fargli dar tutto quello che avevano, soprattutto a livello nervoso. E quindi il futuro in questo momento veramente è l'ultimo dei miei pensieri. Senta, Ecco, ma mister, una domanda. lei rimarrebbe, ma a prescindere insomma dalla sua analisi condivisibile. Ma Pescara è una piazza fantastica, quindi in assoluto è un piacere lavorarci, è un piacere centrare degli obiettivi importanti, ma ripeto quanto detto prima, in questo momento la priorità è un'altra. Anche Anche se se dovesse, dovesse, scusi, scusi, mister, mettere mettere il il timbro timbro su su questa questa retrocessione, retrocessione, non non è è colpa colpa sua, sua, però però purtroppo purtroppo alla alla fine fine ci ci sarebbe sarebbe scritto scritto il il suo suo nome. nome. Questa è Questa è la la domanda. domanda. Guardate, io sono uno abituato a lavorare, io non gestisco, non sono capace a gestire, io alleno, mi piace allenare gente motivata, gente che c'è con la testa, gente che ama il proprio lavoro. Le mie situazioni precedenti certamente non mi hanno sorriso, forse ho sbagliato scelte in passato, ho comunque avuto sempre a disposizione dei gruppi importanti. Voglio ricordare solamente che a Foggia con 8 punti di penalizzazione il Foggia si era salvato ampiamente. No, Abbiamo lo sappiamo, mister, questo lo sappiamo. pagato il pregresso come ho pagato il pregresso a Vercelli, che sono stato esonerato quando la squadra poi con il successivo allenatore ha fatto 5 sconfitte consecutive. Quindi, e poi il percorso degli allenatori è
e segnato anche dai momenti, dalla fortuna, dalla sfortuna. Io certamente so di aver dato l'impossibile. Mi rammarica solamente aver perso la squadra per questo problema Covid che per noi è stato devastante. No, basta vedere oggi come ha giocato dopo 20 giorni di letto, si è allenato gli ultimi due giorni e ha fatto questa partita, ma provare a mettere giù una formazione delle ultime... È stato complicato. Quindi il colpo... No, le volevo chiedere, quindi insomma la sintesi è questa. Il Covid ha inferto il colpo di grazia alla sua squadra? Quello che è successo sicuramente ci ha penalizzato, perché la squadra stava bene, veniva dalla vittoria di Pisa, da due pareggi importanti fatti a Monza e a Brescia. È stata una settimana tremenda, difficile, perché non ci siamo potuti allenare per diversi giorni. Quando l'abbiamo fatto in maniera individuale. Poi questo non giustifica la non vittoria con l'Entella, ma partite non ne regala nessuno. E quindi era una partita che dovevamo vincere, lo sapevamo. Mi dà tremendamente fastidio, mi fa incazzare tremendamente la partita di Cosenza, perché se fossimo stati questi, certamente avremmo fatto un'altra partita. Poi certamente non è facile giocare sempre con il pensiero e l'assillo del risultato. Questa è una squadra che oggi ha dimostrato che magari, ed è un rammarico, che magari quando non ha nulla da perdere viene fuori la cattiveria agonistica, viene fuori la minor responsabilità e quindi i giocatori riescono ad essere più liberi. Quindi a livello caratteriale è una squadra che ha assolutamente mancato da un punto di vista proprio della gestione della gara, dell'approccio alla gara. Si è fatta sopraffare troppo dalla tensione negativa, dalla tensione nervosa. Ecco, scusi mister, l'ultimissima per quanto mi riguarda, tornando al suo futuro, quindi nessuna remora eventualmente a restare alla guida del Pescara? Io questo le volevo chiedere. Guardi, io non ho parlato con la proprietà, con il presidente, quindi in questo momento non le posso dire niente, e che se dovesse succedere, dovesse chiamarmi la proprietà, ci siederemo a tavolino e cercheremo assolutamente di programmare per vincere, ma bisogna parlare fino in fondo e capire le problematiche che ci sono state quest'anno. Parlo chiaramente della mia gestione, non entro nelle altre perché non mi appartengono, e soprattutto trovare i giocatori che sposino la causa fino in fondo con grande ardore agonistico, perché alla base c'è soprattutto quello. Grazie.